Ciano deve giocare. Senza avvisarci. La storia continua. Dovete denunciare quei presidenti, sindaci che stanno, fanno le cose sulla pelle dei lavoratori, della gente umile. Stamattina sarebbe dovuto esserci un incontro di regione, provincia e comune per trovare una soluzione all'accesso di Montegrosso. Invece di questo incontro stamattina abbiamo trovato una squadra che stava smantellando la rotonda per chiuderci definitivamente. Un accesso a Montegrosso che esiste qui da oltre 100 anni e che ci ha garantito per 100 anni l'accesso alle nostre case e alle nostre aziende. I nostri politici, invece che aiutarci e contribuire alle attività e al benessere dei cittadini, si stanno mettendo tutti contro la borgata di Montegrosso. È una vergogna.